Mamma mia, che sofferenza, ragazzi. Mamma mia, sono senza voce quasi, perché ho urlato, ho imprecato contro i miei, perché veramente abbiamo fatto una delle partite più sofferte di sempre. Però, sì, semifinale, sì, godo. Va bene, ragazzi, a parte questo, benvenuti a questo post partita sofertissimo di Sporting Lisbona Juventus. Sporting Lisbona 1, Juventus 1, la Juventus va in semifinale. Prima di parlare della partita, vi invito ad attivare la campanellina e ad iscrivervi al canale per crescere, per far crescere The Click, che è la cosa fondamentale, soprattutto. Andiamo alla analisi della partita. Che posso dire? Come sempre, la Juve inizia bene, primi 10-15 minuti che approcciamo bene la partita, facciamo pure gol su calcio d'angolo con l'ennesimo gol di Rabiot. Purtroppo facciamo lo solito errore di prendere, facciamo l'errore di abbassarci e prendiamo un rigore stupido da parte di Rabiot, perché Rabiot fa un fallo ingenuo, che si capiva che il giocatore dello Sporting era in netto anticipo praticamente su Rabiot. Il giocatore era Ugarte. Ugarte era in netto anticipo, era netto anticipo, ragazzi. Cioè, Rabiot ha fatto una cavolata che ci ha portato sull'1-1 lo Sporting e ci ha fatto dannare. Io credo che sia stata una delle partite più sofferte, dove abbiamo, secondo me, lo Sporting meritava di fare il 2-1. Si è mangiato anche due gol, soprattutto l'ultimo, dove incredibilmente lo Sporting ha sparato altissimo. Ma non scherza anche i nostri, tipo Vlahovic con quel pallone di quadrato che dicono, gli è arrivato addosso. Gli do anche un pochino la colpa, lo do anche a Vlahovic che si è posizionato troppo avanti. Se andava un pochino indietro, secondo me il pallone gli arrivava addosso e magari la colpa di testa. Però secondo me la responsabilità ce l'ha maggiormente Cuadrado su quella bella avanzata che ha fatto. Forse una delle poche avanzate, perché possiamo dirlo sinceramente, la Juventus non è esistita in attacco. Non ha, cioè, la Juventus ha fatto forse due tiri che non sono stati in porta, respinti. Cioè, noi dobbiamo basarci molto sul nostro centravanti, che è Vlahovic. Vlahovic è stato inesistente. È stato inesistente. La colpa, però, ripeto, non è sua. La colpa è dei giocatori che non lo forniscono. E col sistema di gioco di Allegri non riceve palla. Sia lui che Milik non ricevono palla. Chi deve dargli i palloni? Devo dargli io i palloni? Devo dargli io i palloni, porca miseria. Cioè, cari miei Rabiot, cari miei Locatelli, cari miei Miretti. Ma vogliamo servire decentemente Vlahovic? Ok che non siete dei fenomeni, ma porca miseria, ma ogni volta che fate un lancio, perché non fate dei lanci dove Vlahovic deve fare il volto della situazione per prendere la palla? Che ovviamente non la prende perché non è veloce Vlahovic, ragazzi. Poi ha tutte le responsabilità del mondo perché Vlahovic non ha fatto una grandissima partita. Possiamo essere sinceri, ha fatto una brutta partita, come al solito. Partita classica di Vlahovic, ormai costante. Ed è palese che ormai è un giocatore che sta pensando di andarsene via. E sinceramente, me ne andrei via con un allenatore che non valorizza gli attaccanti. Miro in campo, ragazzi, ti direi Danilo. Grande Danilo che ci ha salvato sulla linea su quell'azione, su quel tiro da parte di Trincao, dove l'ha salvata sulla linea. Ti direi anche Bremer, che poi si è pure stirato, speriamo non sia niente. E non ha fatto neanche una brutta partita a Cuadrado. Il resto, cioè, io dei centrocampisti forse l'unico sufficiente era Locatelli, inesistente come al solito. Locatelli già ha sbagliato troppo. Gatti è entrato male, si è fatto pure ammonire facendo quel fallo praticamente addosso nel tentativo di tiro al 90° praticamente. E detto ciò, io ragazzi, Pogba, ok, ha fatto poco, ma io l'ho visto veramente. È ancora fuori forma, è palese fuori forma. Chiesa, dopo la botta che ha preso, dopo 2 minuti, non andava al 2 all'ora. Posso anche giustificarla la sua non grandissima prestazione da parte di Federico Chiesa. Quindi ci qualifichiamo. Voglio essere onesto. Siamo stati fortunati perché, secondo me, lo Sporting meritava di più. Ma nel calcio conta il risultato.
ripeto, nel calcio quello che contava era portare a casa la semifinale. La cosa clamorosa che è successa nei quarti di finale è l'uscita del grandissimo Manchester United, che io l'avevo definito il favorito per vincere l'Europa League. Adesso noi con il Siviglia, da non sottovalutare, ragazzi, non bisogna assolutamente sottovalutare solo perché è dodicesimo in Liga, dobbiamo avere le antenne alzate e soprattutto portare a cercare di andare a Budapest, perché bisogna andare a Budapest, perché la Juventus con l'uscita del Manchester United ha l'obbligo di andare a Budapest. Noi dobbiamo andarci a Budapest per giocarci la finale. Poi vediamo quello che succede se becchiamo la Roma, se passo ovviamente i supplementari, se becchiamo il Bayer Leverkusen che è passato contro lo Real, la squadra belga che è già tanto che è arrivata ai quarti di finale. Lì vediamo, lì tutto può succedere. Quello che dico, ragazzi, è che con questo atteggiamento, se giochiamo così, non andiamo da nessuna parte in Europa League. Siamo stati fortunati, voglio essere onesto, siamo stati fortunati. Siamo passati perché abbiamo avuto la fortuna che Perin ci ha parato di tutta l'andata. E soprattutto perché lo Sporting si è mangiato due gol a porta vuota nella partita di ritorno. Ragazzi, siamo stati scandalosi oggi. Fase offensiva sterile, a parte due occasioni non esistita. Vlahovic inesistente, Di Maria lasciamo perdere, Chiesa era al 2 all'ora, non stava più in piedi. Cioè, ci basiamo sempre sui gol di Rabiot. Cioè, non possiamo basarci sempre sui gol suoi, ragazzi miei. Va bene, a parte questo, io a livello di gioco non sono soddisfatto, ma quello che contava oggi, ripeto, quello che contava oggi era portare a casa la qualificazione. L'abbiamo portata a casa dopo una buona giornata con i 15 punti ridati, quello che contava era andare in semifinale. Però non va bene assolutamente il gioco, non giochiamo bene e ripeto, ti è andata bene contro lo Sporting? Voglio vedere contro Siviglia, dove tu, a livello di rosa, devi eliminare Siviglia. Per quanto Siviglia ha esperienza europea, ha fatto che è il Real Madrid dell'Europa League, il Siviglia. Tu col Siviglia, io lo ripeto, devi passare. Per quanto Siviglia abbia esperienza europea, Siviglia forte, tutto rispetto, però tu devi passare in semifinale, devi passare in finale. Tu hai, dopo l'uscita di Manchester, tu hai l'obbligo di andare in finale a giocarti con la coppa. Hai l'obbligo, perché se la porti a casa e acquisisci esperienza europea e inizia ad avere anche inizia ad avere arrivare con più forse con più mentalità a vincere le coppe. Quindi, fra 3 settimane io mi aspetto una Juventus che quantomeno migliori il livello di gioco e non abbia questo atteggiamento che ho visto, che continuo a vedere, che vedo ormai da 3-4 partite. L'ho visto col Verona, l'ho visto con l'Inter, l'ho visto col Sassuolo, l'ho visto all'andata e l'ho visto anche oggi. Abbiamo fatto un pochino meglio, ma non tantissimo, cioè, abbiamo fatto da una partita da 4, abbiamo fatto una partita da 5, ragazzi, cioè, dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? No, se giochiamo così, semifinale Siviglia ci butta fuori, ve lo dico sinceramente. Comunque, per commenti tecnici riguardante Sporting Lisbona Juventus domani le pagellazze. Sono senza voce. Siamo in semifinale. È quello che conta. Bravi ragazzi, però lo dico con termini tecnici. Che culo, ragazzi. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima. Stay tuned, stay click e ci vediamo domani con le pagellazze di Sporting Juventus. Ciao.